Buongiorno, allora sono le 8 di mattina, a parte il sonno che penso che si possa venire, però è un caldo boia, boia e so solo le 8 e io devo stirare, però non c'ho un momento, cioè non riesco a trovare nell'arco della giornata un momento in cui posso fare queste cose. Quindi mi tocca per forza, perché dopo devo andare a fare la spesa assolutamente, e poi pomeriggio è troppo caldo, veramente troppo caldo. Cioè, anche i figli, che ora dormono ovviamente, dentro casa è impossibile, quindi tra giardini e lago ci provo, però anche... Cioè, anche ai giardini sì, è vero, giocano, eccetera, però è caldo, caldo. Benissimo per me perché quando ha fatto quei 2 o 3 giorni di freddo io ero nera, nera. Preferisco il caldo 10 miliardi di volte, però certo, se devo fare delle cose tipo stirare, non è per niente comodo. Ho le labbra praticamente finite, non so se è per via del sole, se è per via delle mascherine, non lo so, però è da quando sono tornata dalla vacanza che ho le labbra spaccatissime, secchissime. Vabbè, niente, devo trovare coraggio. Manco il caffè è bastato stamattina. Ok. Ora, prima che si svegliano, mi sa che mi tocca farla sta cosa. Cioè, quella è la mia salvezza. Lui è la mia salvezza. È la mia salvezza. Sì, va bene, basta. Vado, ci provo. A dopo. Allora, ritorno dalla spesa. Vi faccio vedere. La mia penisola è praticamente piena. Allora, sono stata all'Eurospin, ho preso le uova, queste qua erano 10 medie in offerta, le ho dovute levare perché una mi si è praticamente rotta, quindi le ho già levate, via. Poi ho preso l'uva, questa è l'uva Vittoria, era in offerta tutta la cassetta, il pane di grano duro affettato, le ciriole, il melone, i kiwi, le patatine, questo qui che l'ho visto da Filomena More, che è questo roll col cioccolato che dovrò mettere subito in frigorifero perché mi si sta squagliando, 2 confezioni di pesto, una confezione di ricotta perché voglio farci la torta rustica con il prosciutto cotto a cubetti che ho preso, una mortadellina, le mozzarelle queste qui di Pascoli Italiani, una scorta di carne. Allora ho preso 2 confezioni di macinato misto. Poi ho preso il petto di pollo intero, perché io praticamente questo qui lo faccio anche a pezzettini col limone. Poi ho voluto prendere questi, che sono le sovraccosce di pollo e anche, questa è l'altra confezione, e anche i fusi di pollo di nuovo. E poi ho voluto provare questa, che non l'ho mai presa. La volevo provare, la salsiccia di suino, che ci voglio fare il sugo. Poi ho preso, vabbè, gelati, perché per forza, questi qui simil cornetto. Ho preso la torta al cioccolato, questa qua, che è quella simil pan di stelle che l'ha voluta Alessandro. 3 confezioni di gelato, di 3 gusti diversi, fragola e limone, che lo ama Aurora. Poi vaniglia e pistacchio, preso maggiormente per il pistacchio per Samuele, e cioccolato e fior di latte, preso soprattutto per il cioccolato per Alessandro. Quindi, come scorta di gelato, stiamo a posto. 2 confezioni d'aranciata, 2 confezioni di latte alla soia per me, una confezione di pesche, anche queste erano in offerta, 2 confezioni da 8 l'una di yogurt bianco cremoso già zuccherato, soprattutto per Aurora la mattina, che gli piace tantissimo.
simil pan di stelle. Poi passiamo di qua. Ecco qua il prosciutto cotto a dadini. La birra, immancabile d'estate, vino bianco, anche questo immancabile d'estate. Ho preso il Trebbiano e ho preso nuovamente l'Insolia. A me piacciono tantissimo. Poi, pan carré, 2 buste di insalata, i taralli, queste sono le voglie di mio figlio, ecco qua. Una confezione di peperoni, anche questi erano in offerta e rispetto ai peperoni sciolti era più conveniente. Poi una confezione di wurstel da 3 perché ce n'ho altri 2 nel frigo. Poi affettati, ho preso una di mortadella, 2 di spalla cotta che era in offerta, questa qui, e 2 di salame Milano, anche queste in offerta. Poi invece il prosciutto crudo l'ho preso a un altro supermercato dove lavora mia cognata. 2 avocado, ho voluto prendere quelli sfusi perché c'erano anche quelli con la retina, già nella retina, solo che erano tutti mosci, invece questi qui erano un po' più duretti e quindi diciamo l'ho presi per questo motivo. E infine i taralli napoletani, che questi c'è una storia lunga e affascinante. Praticamente sti taralli io quando sono stata in Calabria c'era un signore che passava sulla spiaggia e vendeva sti taralli e abbiamo praticamente aspettato fino all'ultimo giorno per prenderli perché sennò l'avremmo mangiati e li dovevamo ricomprare, e invece poi l'ultimo giorno non è passato e ce la siamo presa in quel posto. E allora, visto che l'ho trovati oggi all'Eurospin, l'ho voluti prendere, ma mi ricordo che c'erano comunque, sono sempre state le cose napoletane e l'ho voluti prendere così stasera semmai ci facciamo un aperitivino con Samuele. E niente, questa è tutta la spesa che ho preso io oggi per la modica cifra di 100 euro. Ah, poi mi ero dimenticata che sempre all'Eurospin ho preso un po' di cosine per la scuola per Aurora. Ho preso queste, che erano anche queste in offerta, 2 più questa qui verde che dovrebbe incollare verde, da quello che ho capito, sì, dovrebbe fare la colla verde, vabbè, giusto per, ma perché più che altro c'era anche un'altra, però la Prit è quella più buona secondo me, quindi poi le ho preso questi evidenziatori perché da quest'anno si comincia a studiare. Quindi, diciamo per farle capire come si studia e tutto, ho preso questi evidenziatori. C'erano anche in colori pastello, ero tentata, però poi ho detto: vabbè, no, prendo questi che ci sono 2 gialli, che sono quelli che si usano di più, e quindi ho preso questo qua. E poi le ho preso l'astuccio perché lei praticamente mi ha sfondato, gli astucci sia della prima elementare che della seconda. E le ho preso questo, non ci ho voluto spendere tantissimo proprio perché me li sfonda ogni anno, questo della K, e ci sono dentro i pennarelli Giotto, i pastelli Fila e poi le penne, la gomma, il temperino e tutto il resto. Ci aggiungerò la colla appunto e le penne le cambierò perché non sono quelle cancellabili, però mi piaceva così tutto brillantinoso della K. E niente, questo è tutto. Devo ancora sistemare il ferro da stiro di stamani. Oddio! Ok, siamo arrivati praticamente a sera perché mi sa che sono quasi le 8 di sera. E oggi pomeriggio sono andata con i bimbi al lago. Poi ci ha raggiunto Samuele. Insomma, siamo stati un po' lì a fare un aperitivo. Ora siamo a casa e stasera, dicesse mia figlia, facciamo un cibo spazzatura, mangiamo stasera. Facciamo gli hamburger. Infatti avevo preso il macinato stamattina, questi l'avevo già presi l'altra volta e faremo gli hamburger. Con cosa non lo so, però avevo preso, mi ricordo, aspettate un attimo. Sì, eccole qua. Avevo preso sempre all'Eurospin tempo fa, avevo preso queste che sono le fettine di cheddar e l'avevo prese proprio per fare i cheeseburger e quindi stasera faremo questi. Detto ciò, stanno facendo le docce e io comincio a preparare la cena e vi saluto perché sicuramente sono diventata nera.
Vi saluto perché tanto si assicura che mi scordo, perché come mi sono scordata oggi pomeriggio, mi scorderò anche dopo. Quindi vi saluto e scusate il vlog un po' fatto così a cavolo di cane, ma in qualche modo bisognava tornare. E niente, bacio a tutti, buona serata, buona cena, buon tutto. Ale, ciao ciao!